Castelli Romani area, just 30 kilometers from Rome, takes its name from the many castles, castelli, and splendid Renaissance villas nestling in the woods and the olive groves, with magnificent views over Rome from the hilltops. Writers and poets like Byron and Goethe praised the region for its beauty, but it's most famous now for the wines of its fruitful vineyards, Colli Albani, Marino, and perhaps best known of all, the wine made here in Frascati. The town of Frascati is 18 kilometers from Rome. People often come here for a day out. Some people move here permanently, and during the October grape harvest, they organize gatherings for family and friends. Tesoro, dove sono le bottiglie di vino? Sono qui. E qui cosa c'è? C'è il pane. La pasta dov'è, Valentina? È qui. Ecco la pasta. Prego. Cos'è questo? È il caffè, Valentino. Allora c'è tutto, possiamo andare? Andiamo. Tesoro, dove sono le bottiglie di vino? Sono qui. Tesoro, dove sono le bottiglie di vino? Sono qui. La pasta dov'è? È qui. Ecco la pasta. La pasta dov'è? È qui. Ecco la pasta. Valentino, his wife Valentina, and their young friend Rossella make sure they pack plenty of food and drink. They've arranged to meet the others at Valentina's vineyard, a few kilometers from his villa. Many Italians have their own small family vineyard handed down through the generations. Valentino Muratori, who works as a financial advisor, un commercialista, relies on his friends to help him with the autumn grape harvest. They usually meet early in the morning on the first Sunday in October to pick the grapes and enjoy a feast in the country. Buongiorno, signor Muratori. Buongiorno, Anna. C'è molto lavoro oggi? Sì, moltissimo. E sua moglie dov'è? Mia moglie è là. Ciao. Ciao. Io mi chiamo Anna, tu come ti chiami? Io mi chiamo Daniela. E lei chi è? Questa è mia sorella. Ciao, tu come ti chiami? Mi chiamo Rosanna. Lei come si chiama? Io mi chiamo Cristina e lei è Eliana, una mia amica. Piacere. Ciao. Ciao. Tu come ti chiami? Mi chiamo Eleonora. E lei chi è? Lei è mia cugina. E tu come ti chiami? Mi chiamo Caterina. A few hours picking grapes leave you ready for a spot of relaxation, with traditional Italian songs thrown in. Don't bother trying to understand this one. It's in Roman dialect. One of the highlights of the day is, of course, lunch, il pranzo.
Indoors because of the bad weather, but no less welcome for that, after a morning's work. I asked some of the people there, what are you eating? Buono, buono, chiedo. Cosa mangi? Mangio pane e formaggio. Cosa mangi? Mangio pane e formaggio. Signora, cosa mangia? Mangio torta di cioccolato e torta di crema. Signora, cosa mangia? Mangio torta di cioccolato e torta di crema. What about the drink? Cosa beve? Cosa beve? Bevo acqua. Signor Antonio, cosa beve? Bevo vino. Salute. Lì dietro, chi manca? Andrea, Tina. Cosa beve? Bevo caffè. Antonello, se vuoi. Continua a mangiare. Ah, perfetto. For people like Valentino and his family and friends, grape harvesting is a hobby. But for others in the Frascati area, it's a serious business. Frascati, a direct descendant of the wine of Tusculum, widely praised in Roman times, became in 1966 the first of the Castelli Romani area to be awarded DOC status, Denominazione di Origine Controllata, that is, name and origin controlled. Frascati is the most widely produced of the local DOC wines. Around 20 million litres are sold each year, and more than 2,000 local firms are involved in its production. Cantine San Marco is one of the oldest. Groups of primary school children and their teachers often tour the factory to learn about winemaking. Buongiorno. Buongiorno. Lei come si chiama? Io mi chiamo Pina e sono una maestra. Quanti bambini? Sì, tanti. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Laura e lei è una mia amica Sasha. Sasha, perché siete qui? Perché visitiamo la fabbrica del vino. Ciao. Ciao. Bevi vino? Sì, un po' con l'acqua. E come ti chiami? Mi chiamo Lorenzo e questa è la mia maestra. Signora, lei come si chiama? Mi chiamo Maria. E beve vino? Sì, qualche volta. Cantine San Marco is run by the two owners, I proprietari. They oversee a whole string of processes between the arrival of the grapes and the packaging of the bottled wine. Buongiorno. Buongiorno a lei. Lei come si chiama? Umberto Notarnicola e sono il proprietario delle Cantine San Marco. Che tipo di vino produce questa azienda? Questa azienda produce un vino bianco e si chiama Frascati DOC. E questa macchina? Questa macchina pigia l'uva. Questa macchina pigia l'uva. Avanti! Piano! Alto! The factory has its own machine for washing and sterilizing bottles, ready for the bottling of the wine. Lei come si chiama? Mi chiamo Bruno Leviolo e sono anch'io un proprietario di questa azienda vinicola. Questa macchina lava le bottiglie? Sì, questa macchina lava le bottiglie e poi con un'altra macchina mettiamo il vino in bottiglia. Questa macchina lava le bottiglie e poi con un'altra macchina mettiamo il vino in bottiglia. Signor Notarnicola, sì. E questa macchina? Con questa macchina incolliamo l'etichetta. E questa è la bottiglia pronta. E questo? È il prodotto pronto per la vendita. Con questa macchina incolliamo l'etichetta.
E questa è la bottiglia pronta. Nearby town of Marino, the grape harvest is celebrated with a three-day-long wine festival, La Sagra del Vino. It's a grand gathering where local people parade in traditional Renaissance costumes. Che cosa porta? Porto un costume tradizionale e rappresenta l'arte dei mercanti. Porto un costume tradizionale e rappresenta l'arte dei mercanti. Questa è Silvia. Ciao Silvia. Ciao. Che cosa porti? Un costume tradizionale di Marino, bianco e nero, con la gonna a fiori. Grazie. Cosa porta? Porto il vestito verde dell'arte dei vascellari. Che cosa porta? Porto un costume rinascimentale rosso e giallo. Highlight of the wine festival that takes place at the Castelli Romani is the miracle of the Fountain of Marino. After a parade of traditional costume and music, wine miraculously starts flowing from the fountain. And there you are, il miracolo della Fontana di Marino. Buonasera. Lei come si chiama? Stefano Bucciarelli e questa è mia moglie. Piacere. Piacere. Lei come si chiama? Io mi chiamo Stefania Pizzuti e questa è mia figlia. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Valentina. E cosa mangi? Gelato. Wine festivals happen right across Italy. In each area they're regarded as something special. An indication of the importance of wine to local communities, which far exceeds that of being merely a mealtime drink.